È morto il giorno di Pasquetta in un incidente stradale in via Firenze, proprio davanti allo stadio Lungo Bisenzio. Con la sua auto è finito contro un albero, uno schianto violento che non gli ha lasciato scampo. È finita così la vita di Simone Cantaridi, 46 anni, dipendente di un supermercato a Montemurlo. Una vita spezzata alla vigilia del 21° anniversario di un altro fatto tragico avvenuto a Piombino: l'uccisione a colpi di coltello della moglie, 24 anni, della figlioletta di appena 4 e della sorella di 27. Prima dell'esplosione con il gas dell'appartamento nel quale vivevano. Per i tre omicidi, Simone Cantaridi, che non spiegò mai il motivo di quel dramma, fu condannato a 20 anni in primo grado e a 16 in appello. Nel 2009, dopo 10 anni nel carcere della Dogaia, il ritorno alla libertà e la scelta di restare a Prato. L'incidente nel quale è morto si è verificato intorno alle 13:30. Il 46enne ha fatto tutto da solo in un punto di via Firenze che presenta una leggera curva. L'auto è finita contro un albero a ridosso della pista ciclabile che costeggia la Spalletta che dà sul fiume. Per lui non c'è stato niente da fare, inutili i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari della Croce d'Oro e inutile l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere e la polizia municipale per i rilievi. Del fatto è stata informata la procura. Il sostituto Lorenzo Boscagli deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia, esame al momento non ritenuto determinante perché nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente provocato, secondo quanto ricostruito dalla municipale, dall'alta velocità.